darvi un piccolo consiglio su come risparmiare quando facciamo spesa. Allora, ci sono molte donne, tra le quali mi metto anch'io, che stanno già parecchio attente quando fanno la spesa, nel senso che io prendo sì quello di cui ho bisogno, lo prendo, lo cerco anche di una certa qualità, perché alla fine sono cose che dobbiamo mangiare, quindi noi siamo quello che mangiamo, per carità, la qualità, non si risparmia sulla qualità, però magari faccio attenzione al prezzo al chilogrammo, non vado a vedere semplicemente il prezzo finale sulla confezione, magari uno costa 3,50 euro, uno costa 3,80 euro, ma magari dentro c'è 150 grammi più di prodotto. Ci sono, insomma, c'è un modo di una mentalità di chi già è attento e coglie quando c'è un risparmio, perché in realtà noi quando entriamo al supermercato veniamo condizionati tantissimo senza esserne consapevoli. Innanzitutto i prodotti che ci mettono ad altezza dell'occhio, sullo scaffale quello comodo che tu spingi il carrello e qui hai tutta una serie di prodotti, sono prodotti di confezioni che durano circa una settimana, quindi ti mettono quella confezione carina, comoda, anche perché le nostre cucine oggi sono sempre più piccole, quindi anche lì è difficile che qualcuno possa comprare una confezione enorme per risparmiare, quindi loro ti mettono quella confezione comoda, piccola, ti mettono di solito ad altezza dell'occhio quando tu passi i marchi, quelli più conosciuti, più reclamizzati, quelli che vanno più nel momento che tu come passi dici ah sì, quello ho visto la pubblicità, vorrei provarlo, i marchi che però sono anche i più costosi. Mentre se qualcuno di noi imparasse ad alzare un po' gli occhi, abbassarli e magari abbassarsi proprio per prendere il prodotto nello scaffale, nella parte bassa, scomoda appunto, lì ci troverai dei prodotti che sono sempre dei marchi di qualità, ma costano leggermente meno o non hanno appunto in questo momento una grossa pubblicità, anche per questo costano meno. Di solito in alto ci trovi addirittura le confezioni quando sono in formato maxi famiglia e quelle hanno un prezzo al chilogrammo molto più basso rispetto alla confezione piccola. Insomma, ci sono piccoli trucchetti, però sono piccoli trucchetti che quando arrivi alla cassa e hai riempito il carrello fanno tanta tanta differenza. Ci trovi un risparmio enorme stando un pochino attento al singolo acquisto. Non, ecco, non fissandosi per forza con il prodotto che è il più reclamizzato o quello che ci mettono proprio davanti agli occhi per comodità. Anche quello, tante volte sicuramente molte mi dicono che vanno a fare la spesa con 5 minuti contati perché sono uscite tardi dal lavoro, devono preparare cena, devono andare a prendere i figli, 5 minuti tu riempi il carrello con le cose che ti stanno comode. Chi fa marketing lo sa, ti sta comodo, lo prendi, non guardi un euro, ma alla fine della spesa quell'euro si è moltiplicato, alla fine dell'anno è diventato un bel gruzzoletto. Quindi per risparmiare prendiamoci il tempo, guardiamo bene lo scaffale, guardiamolo anche più in basso e più in alto, perché ci troverete tanto risparmio a fare così.